Buonasera a tutti, benvenuti in questa live super trash in cui andremo a giocare a Giulia Passione per Nintendo DS. Era una catena di giochi che andava nei primi anni 2000, tra il 2005 e il 2010 circa. Trash. Tanto trash. Non ci ho mai giocato, non so neanche come funzionino, ne ho scaricati 4-5 completamente a caso, e ora vediamo. Dal momento che le magliette e le felpe Sad Happy hanno avuto un enorme successo, ho deciso di prolungare la loro vendita per altri 3 giorni. Pertanto ragazzi, queste magliette e felpe in edizione limitata saranno disponibili sempre in edizione limitata soltanto fino a venerdì 5 aprile. Dopodiché non saranno più acquistabili, pertanto qualora non l'aveste ancora fatto, fatelo adesso, perché altrimenti da sabato in poi non saranno più disponibili. Link allo shop in descrizione. Allora, vi dico quali Giulia Passione ho scaricato per oggi. Li ho trovati a caso, Ho trovato dottore, fashion designer, rockstar, maestra e artista. Da quale partiamo? Dottore, vedo un sacco di dottore. Partiamo da Giulia Passione dottore. Siete carichi? 3, 2, 1. Quanto basso il volume? Nuovo profilo. Cominciamo. Ripeto, non ho mai giocato a Giulia Passione. Quindi... boh, potrebbero essere i miei giochi preferiti di sempre. Come ti chiami? Tearless. Facciamo le persone serie. Capitolo 1. Primo giorno di lavoro. Dopo tanti anni di scuola è una bella soddisfazione aprire il mio primo ambulatorio. Elena, assistente. È che stavo sistemando dei documenti e mi sono tagliata un pezzo di carta. Con un pezzo di carta. Cretina. Non c'è problema, fammi vedere, ci penso io. Si chiama cerotto. Lo prendi? Lo stacchi? Lo appi... vabbè, lasciamo perdere. Oh boy. Oh boy. Ah, dobbiamo impungerla nel coso e poi andare a pulire la ferita. Cacchio raga, trauma center fa una pippa sta roba. No, non soffia sulla ferita. Scusate. Lesione guarita. Taglietto con la carta. Grazie mille. Prego, è il mio lavoro. E adesso occupiamoci dei pazienti. Cosa vuoi fare nella sala d'aspetto? Sono il medico, che cazzo devo fare con la sala d'aspetto? Andiamo a parlare con Adamo Mari. Salve, dottore. Cosa la porta qui? Puoi aiutarmi, dottore? Ho un mal di stomaco e naso terribile, dottore. Per prima cosa, vediamo la temperatura. Ma non mi zoomare così tanto la faccia, per favore. Abbiamo trovato la temperatura? Mi sa che ha quasi la febbre. Ecco fatto, abbiamo la sua temperatura, febbre media, ok. Ha una febbre piuttosto alta, ma era media la febbre 2 secondi fa, sei cretina, Giulia. Vabbè, lasciamo perdere. Ora le controllerò le pulsazioni. E abbiamo preso le sue cacchio di pulsazioni, finalmente. 52. Non è un po' basso. Scrivi i numeri e le pulsazioni del paziente. No, non l'ha preso. Grande. So scrivere 52. Bravo, esame riuscito posizione di paziente lente. Sì raga, è borderline morto con 52. Vabbè, lasciamo perdere. E questo è dedicato a te. Le sue posizioni sono molto deboli, sta per morire. Deve trattarsi di un'intossicazione da cibo. Allora, ho una domanda. Giulia, hai misurato la febbre? Sentito il battito? Ti ha detto che ha mal di stomaco? Intossicazione da cibo. O è un fottuto genio questa donna che riesce ad annusare le malattie? Oppure non lo so. Tipico, avrei dovuto guardare meglio la scatola. Ti mangi le scatole? Le prescrivo tutto il necessario per tornare in forma. Scegli la medicina. Ok. Pasta male si usa per i pazienti che soffrono di distorsioni e problemi analoghi. Frizzolin. Frizzolin. Cura rapidamente le ustioni. Usa Starnu Plus per bloccare le reazioni allergiche. Grattapil. Si applica a morsi, graffi, punture d'insetto, lividi e tagli. Stopirrit. Per le infiammazioni della... ma che nome di merda. Viadol elimina la febbre. Ofnasil le infiammazioni nasali. Belliden è la soluzione migliore contro i problemi digestivi dopo un buon pasto. Segna il dosaggio. 2 mattina e sera per 5 giorni. Ok. Che palle. Anzi no raga, lo mandiamo in overdose. Tearless evil in chat. Oh no, ho sbagliato. Firma la ricetta. Metti la tua firma sulla ricetta così il paziente potrà usarla. Grazie. Firmata. Raga, vi giuro, a volte mi sento di avere 2 anni perché ogni volta che mi fanno fare qualcosa faccio un pene. Ernesto Conte o Valentina Caruso. No, posso fare soltanto Ernesto Conte. Abbiamo 3 persone in sala d'attesa, ecco perché. Salve dottore e salve a tutti i Blazers. È da un po' che ho delle aree rosse che imprudono sul braccio.
Si chiama felpa, è per quello che hai un'area rossa, zio. Identifica la lesione. Contusione, graffio, taglio, abrasione, graffio, ustione, macchia rossa. Macchia rossa! Macchia rossa. È il comunismo che si espande, la macchia rossa. Sembra un'irritazione cutanea. Grazie, ci ho provato anch'io. Ma come l'ho presa? Facendo snu snu nei posti sbagliati. Potrebbe essere una reazione momentanea o un'allergia. Ok, ha detto potrebbe essere. È stata molto vaga. Bisognerà fare un esame allergico per avere una diagnosi completa. Le fisso subito un appuntamento col dottor Nakamura, un mio collego. Andiamo da Valentina. Com'è vestita Valentina? Dove cazzo vai vestita in quel modo? Vabbè. Salve dottore, è da un po' che ho delle aree rosse che mi prudono sul braccio. Non so come mi siano venute. L'ho detto che Ernesto aveva fatto snu snu. Bravi zozzoni che fanno snu snu insieme, si irritano a vicenda e si prendono le malattie. Sembra un'irritazione cutanea, ma come l'ho presa? Potrebbe essere una reazione momentanea o allergica. Le prescrivo un appuntamento col dottor Nakamura, un mio collega. Oh madonna, signora Iris, con quale faccia me lo sta dicendo però? Metto un po' d'ansia. Cosa la porta qui? Non riesco a smettere e ciù di starnutire. Vediamo un po'. Per prima cosa le provo la febbre. Ecco fatto, ora abbiamo la sua temperatura. Lei è troppo hot. Tutti i miei capelli arancioni. Sì, ma serio, tutti i miei pazienti hanno i capelli arancioni. Vabbè, vi faccio vedere la gola. Zozzone. Ma to che ansia quell'ugola. Di A forte per far aprire la bocca al paziente. Poi uso lo sti... Usate per le orecchie, raga. Era necessario per far aprire la bocca a questa donna. Che detto così suona male, ma non era quello che devo dire. Oh yes, Giulia passione maestra. Parte 3 di questo walkthrough. C'è pure il multiplayer. Come cazzo fa esserci il multiplayer? Eccola. La scuola è nuova e il cortile è vuoto. Quindi non ci sono bambini, quindi il giorno di lavoro è finito. Ma esattamente quanto esperto devi essere per portare Giulia? In realtà mi era stato chiesto... Addio webcam. Lei è Giulia, la nuova insegnante? La stavo aspettando. Lei deve essere prof Pancirotto, il preside della scuola. Venga nel mio ufficio, potremmo parlare là. Ma aveva un'aria sorpresa quando è arrivata. Mi aspettavo che la scuola del paese fosse più vecchia. Prima dell'elezione del nuovo sindaco, la scuola non c'era. Dove andavano a scuola i bambini, scusate? Il signor Bonomo ha fatto costruire una scuola nuova, moderna. Allora perché è vuota? Non è vuota, al momento abbiamo 4 alunni. Un'intera scuola gigantesca, enorme, per... 4 bambini di merda. Ma se lavorerà bene, ne arriveranno altri. Perché dipende dagli insegnanti quanti alunni ci sono? Saremo in 2 a lavorare con così pochi alunni? L'unica insegnante è lei. Io andrò in pensione. Ma mi scusi, ma lei non deve fare il preside. Se va in pensione, chi è che fa il preside poi? Forza, bambini, è ora di andare in classe. Madò. Quanti aborti mancati. Non mettere vicini 2 alunni che non vanno d'accordo. Evita di mettere questi alunni seduti vicini. Actually, non me ne frega un cazzo. Imparate ad andare d'accordo. Perché nella vita bisogna imparare a non essere felici. Per ogni riga indica se la risposta è giusta o sbagliata. Per farlo tocca la X o la spunta. Ok, vediamo. Russia, R. Sbagliato. Geografia, K. Giusto. Caverna, E. Sbagliato. Scrittura, A. Sbagliato. Italiano con la A, sbagliato. La T in Germania... C'è, qualcuno la usa la T in Germania. Come 10 punti. Raga, sapete perché ho fatto questa cosa? Perché i bambini devono capire sin dalla giovane età che anche se fai tutto giusto nella vita, lo prendi comunque nel... di dietro. Dai, che sto strofinando quanto più posso! Muoviti, cazzo! Ah, 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 amore, cercasi, ah, ah, amore, tu eri benzina, io motore... 33 litri, un pieno d'amore, la la la, la l'amore non c'è più, la l'amore. Buongiorno signorina, sono il signor Braghetti. Salve, sono Giulia, l'insegnante. Posso aiutarla? Mio figlio Nicola ha invitato il suo amico Leonardo stasera. Sono qui perché Leonardo ha perso la palla a scuola. Senza la sua palla si annoia. Ah, non si preoccupi, probabilmente sarà in classe. E quale scuola ti puoi portare la palla da casa? Noi ce l'avevamo a scuola. Gliela darò appena la troverò, signor Braghetti. Giulia, è un uomo sposato, c'ha un figlio. Dai, smettila di fare il flirtings. Grazie, signorina Giulia. La porterò fuori a cena. Pulisci per... Oh! Cioè, devo fare tutto io, pulisci. Posto? Abbiamo scopato abbastanza questa sera, Giulia? Brava zozzona.
84 punti di cosa? Vediamo se va meglio con la lezione di musica. Insegni ai tuoi alunni la musica. Va bene. Ora vi faccio sentire una canzone fatta bene. Siete carichi? Voglio arrivare al ritornello. Non so il testo, quindi non la canterò. Me la godo e basta. Tutti insieme, raga! Peppe DS! Molto bene, detto questo, torniamo a noi e andiamo a insegnare la musica vera ai bambini. Vogliamo fare altre lezioni oppure vogliamo andare a fare artista e fashion designer? Ditemi voi. Giulia Passione Pittrice. Salve. Giorno 1, impara a disegnare. Hai appena terminato il liceo e ti sei imbattuta in Megan, una tua vecchia amica. Zia, finito il liceo, vecchi amici non ne hai. Ma, vabbè. Ciao Tier, ma che gioco strano giochi. Ah, poveri bambini che arrivano e sono ignari di queste grandi perle. Gioca schizzo. Dirle sexy in chat. Prova a tracciare l'uccello ora. E vabbè, Megan, ma che cazzo devo dire io? Schizzi, uccelli. E la smettiamo, per favore. Poi mi demonetizzano il video. Si vede che sono proprio un artista nato. Nato morto, ma pur sempre un artista. Ben fatto. E non sono d'accordo, ma ok, ben fatto. Gioca a schizzo. Ok. Abilità manuale. Vabbè, ma basta! Ma scusate! Ma sono io con la mente malata e zozza, però. Abilità manuale, disegna uccelli, schizza con l'abilità manuale. Ma scusate, ma dai! Yes, ce l'abbiamo fatta. Che bello. Hai tutta una stella di bronzo, ok. Hai sbloccato due nuove matite colorate. Wow, prosegui, basta, basta, basta. Tocca il calendario qui per dare uno sguardo. Crea lo schizzo di un uccello. No! Così non va bene, però! Cioè, poi mi... Cioè, che cacchio!